Sicuramente è una situazione che ci vede molto preoccupati, sia per il fatto della zona, sia per un'attività che comunque aveva poco più di un mese di inizio, per cui da questo punto di vista il problema comincia a diventare serio. Dovessero essere accertate le cause dolose, dovremmo veramente riproporci davanti a un tavolo per capire esattamente che cosa sta di nuovo accadendo in questa città, se alcune situazioni che sembravano magari sopite o che erano passate sotto banco debbono essere rimesse sul tavolo delle indagini, e bisogna anche ripartire con dei controlli fatti più a tappeto. Evidentemente alcune cattive abitudini di questa città non sono state, non passano ancora, bisogna ritornare un attimino a controllare quella che è la situazione sia economica e soprattutto sociale di questa città. C'è naturalmente, io sono corso, io, ma naturalmente tutta la Confcommercio a portare il nostro cordoglio, perché chiaramente la situazione per loro è veramente drammatica. Sono dei. Prima ancora degli esercenti sono dei nostri amici, e naturalmente non potevamo non arrivare subito sul posto appena appresa la notizia. Cosa dire? Stringiamo i denti, noi siamo accanto a loro, la città è accanto a loro, tutta la gente onesta di questa città è accanto a loro. Non molliamo, stringiamo i denti e speriamo che giustizia, se deve essere, sia fatta il più presto possibile.